Buonasera a tutti, benvenuti alla rubrica Autori ai domiciliari. E un grossissimo benvenuto all'ospite di questa sera, la scrittrice Renata Stoisa di Ecos Edizioni, in collegamento da Torino. Benvenuta Renata. Grazie, buonasera, grazie per l'invito. Buonasera, è un piacere per me averti qui questa sera. E innanzitutto ti chiedo come va la vita a Torino, com'è la situazione? Siamo sempre abbastanza reclusi, però cerchiamo di essere diligenti, circolare mascherati e limitare al minimo il pericolo. Siamo ancora molto provati, diciamo, anche perché i malati sono tanti. Praticamente ogni famiglia, tra quelle che conosco, la mia compresa, è stata colpita, quindi pazzesco. Dobbiamo resistere, insomma. Assolutamente, resistere, questo è l'obiettivo. Io, lo sai, conto molto nel vaccino, quindi incrociamo le dita, teniamo duro. Allora, lo sai che come sempre io darò il benvenuto al mio graditissimo ospite leggendo un breve estratto del suo libro. Io ho l'onore di avere qua il cartaceo, quindi lo mostro, da Penina Gio, Ecos Edizioni, è lui, inforco i miei occhiali, perché senza questi sono perduta, e incomincerò a leggere. Abbiamo 6 brevi estratti. Lo sai Renata, farò del mio meglio, non sono un'attrice, ma il tuo libro mi ha emozionato molto e ho scelto degli estratti che per me sono risultati, insomma, particolarmente, cioè, li ho trovati veramente molto emozionanti. Estratto 1. Vacanze. Le vacanze a Noli servivano per raccontare agli amici le mirabolanti ed eccitanti avventure che mi aspettavano durante le vacanze montane. Il campo di pallone della parrocchia non era assolutamente da confrontare al malconcio campetto di Noli. I sontuosi campi da bocce erano lisci e levigati come velluto, e non polverosi e rugosi come quelli liguri. Le sere stellate, fresche e profumate di fieno, offrivano percorsi tra boschi e campi molto più affascinanti della passeggiata lungomare. Ma il pezzo forte del racconto era riservato alle gite in montagna. Scarponi, bastoni, zaini, borracce, levatacce all'alba, ore e ore di cammino per sentieri tra eriche e faggi, incontri con aquile, vipere, raccolta di frutti di bosco e di porcini, il tutto misto a rocambolesche avventure tra sentieri smarriti, zaini travolti dalle acque tumultuose del Sangone, temporali improvvisi. C'era un fondo di verità e un'aura immaginifica che cresceva in modo direttamente proporzionale ai giorni di lontananza dall'amata valle. Estratto 2. Partigiani. Mario, il fratello di mia madre, l'avevano ammazzato il 16 maggio 1944 a Forno di Coazze con altri 22 partigiani della Val Sangone. Sua moglie Piera, la madrina di mia sorella, quel giorno non era con lui. La settimana prima era scesa a Giaveno, si sentiva stanca e aveva sempre voglia di vomitare. Il medico gli aveva detto che era incinta e doveva smettere di andare per le montagne come una capra. La mattina del 16 maggio Piera aveva deciso di portare al marito un cambio di biancheria, le sigarette, qualche giornale e soprattutto la notizia di quel bambino in arrivo. Le ultime informazioni davano Mario al Prietto. Poteva raggiungerlo senza correre rischi. Quella zona non era pericolosa come il Selleri o Maddalena, dove gli Alpenjäger avevano dato battaglia dopo essere scesi dal Col Bione e dal Col della Rossa
per unirsi ai fascisti che erano saliti dalla valle. Aveva preso la corriera per Coazze, da dove aveva proseguito a piedi. Appena dopo il ponte di Sangonetto, Piera aveva incontrato una ragazza che scendeva da Forno in bicicletta. La ragazza, avendola riconosciuta, si era fermata, ma non era riuscita a parlare. Tremava e piangeva. Piera aveva fatto il resto della salita con il cuore a mille. Dopo il ponte, sulla riva del Sangone, c'era molta gente. Le donne di borgata ferria andavano avanti e indietro come inebetite, farfugliavano frasi mozze intercalate da giaculatorie. Piera aveva attraversato il prato correndo. Mario era sdraiato su un fiurei, il telo di juta che i montanari usano per trasportare il fieno. Il capo era appoggiato sulla giacca arrotolata. Un ciuffo di capelli scuri sulla fronte faceva sembrare il suo viso ancora più giovane. Gli avevano chiuso gli occhi. Piera si era accucciata accanto al marito e lo aveva abbracciato. Altre persone continuavano ad arrivare. I vivi adesso erano più dei morti. I vecchi guardavano muti le donne, intente a ricomporre i corpi che erano uno sopra l'altro nella fossa. Quella fossa, scavata da 23 ragazzi, prima che le raffiche di mitra li facessero cadere a consumare l'agonia ribelle di un corpo giovane e sano che non vuole smettere di vivere. Estratto 3. Nomi. I cani di Piera si chiamavano 8, 9, 11 e 12. 20 anni fa, quando le nacque il quarto figlio, Piera andò al canile e prese i cani, uno per figlio, ma si rifiutò di dar loro un nome. Era ancora sfinita a causa della lunga trattativa con il marito per la scelta del nome dell'ultimo genito. Doveva essere un nome di famiglia. I nomi più belli erano già stati assegnati. Restavano il mio, Giuseppe, e quello del fratello di mio cognato, Oreste. Scelsero Giuseppe. Per i cani, nessuna discussione. 1, 2, 3, 4. Usa almeno l'ordinale, aveva obiettato mio cognato. Scherzi. Primo come Primo Levi, secondo come San Secondo. Ai cani non si danno i nomi degli umani. Così, quando Tre morì, investito sulla statale mentre rincorreva un leprotto, il cane che prese il suo posto si chiamò Cinque. Estratto 4. Elisabetta. Sono giù, sono a terra, sono furibonda, sono stufa. Jerry non mi dà retta, sfotte, fa battute e io mi macero. Persino Graziella, la mia amica da una vita, quella con la quale posso condividere tutto, ieri mi ha detto che devo finirla di parlare di Elisabetta. Già, perché il problema è mia figlia Elisabetta. Una figlia testarda e ribelle. Non solo ha un fidanzato assolutamente inadatto a lei, l'ha addirittura seguito a Roma, dove hanno iniziato una convivenza senza futuro. In questo momento l'unica persona che vorrei vedere è Beppe, mio fratello. Non che da lui mi aspetti aiuto, ma mi serve una persona di famiglia che mi permetta di regredire allo stadio infantile. Poi ho anche bisogno di trovarmi nel posto dove la regressione non è solo uno stato d'animo, ma alberi, prati, montagne, case, oggetti, parole. Quel posto esiste, essendo Utol, frazione di Coazze. Estratto 6, ultimo estratto. Il segreto è che non c'è segreto. Ti piace questo posto, eh? Gli dico. Mi piace sì, non per un motivo particolare.
per la sinfonia, proprio nel senso letterale della parola. Insieme di voci. Se guardi le cose ad una, non sono niente di speciale. Alberi, uccelli, insetti, case, orti, persino i colori sono smorti e anche l'aria non è limpida come in montagna. È un po' come per certe donne. Se li osservi, t'accorgi che hanno il naso un po' storto, gli occhi neanche tanto grandi, le gambe così così. Però nell'insieme sono bellissime, come se il tutto non fosse la somma delle parti. Questo posto è così, ordinario nelle cose, affascinante nell'insieme. Mi rubi il mestiere, sono io quello che scrive. Ti do delle idee, gratis, dovresti ringraziarmi. Enrico è controluce, non vedo bene il suo viso, ma sento dalla voce che sta sorridendo. Allora, dico adagio, è passata? Certo che è passata. C'è un metodo speciale per superare le crisi esistenziali, dice alzandosi. E sarebbe? Chiedo avviandomi dietro di lui verso il sentiero. Primo, un bagno in mezzo a quelli che stanno male, per cose serie. I malati terminali, tanto per intenderci. Secondo, un po' di silenzio, lontano dalla città. Non hai idea quanto sia importante poter dormire senza essere svegliati dal tram delle 5. Dai, non cercare di cavartela con queste banalità. Non ti sto raccontando balle. Ho capito che si può continuare anche senza risposte. Nessuno le ha trovate. Perché dovrei trovarle proprio io? Quel che conta è non smettere di cercare. Strappare un velo alla volta. Se dopo quel velo ce ne sono mille altri e non ti basta questa vita per strapparli tutti, non significa che la verità non esista. Significa che non siamo abbastanza attrezzati per scoprirla. E questa, signori, è la prosa, la bellissima prosa di Renata Stoisa. Complimenti Renata, perché mi hai veramente emozionata, il tuo libro è veramente unico. Grazie. A questo punto possiamo andare, hai letto tutto. Ho letto io, ma poi leggerai pure tu, perché l'autore deve leggere un suo estratto, lo sai, autori domiciliari ha le sue regole. Certo. E quindi dopo sarai tu ad emozionarci, perché la voce dell'autore ha una voce diversa rispetto alla mia. E quindi coglieremo queste sfumature, queste diversità, e sarà un piacere. Adesso, Renata, ti faccio la domanda di rito. Renata Stoisa, chi è Renata Stoisa? Parlaci un po' di te. Dunque, scrittrice per caso, insegnante per tutta la vita, sono entrata a scuola a 6 anni come tutti e ne sono uscita quando sono andata in pensione senza soluzione di continuità praticamente, quindi continuare a scrivere è stato un po' come continuare a frequentare la scuola. Ho una certa età, come si vede, ho dei figli. Te la porti molto bene la tua età. Dipende, non dico quella, qual è, quindi dipende da... Non diciamo qual è, ma ti garantisco che la porti alla grande. Grazie. Potresti anche sventolarla con orgoglio. La porti alla grande. Quindi questa scrittura, diciamo, che è un po' stata quella che mi ha accompagnato in questi anni da pensionata, è proprio iniziato esattamente nel momento in cui ho finito con la scuola. Non faccio solo questo, ho anche altre attività, una a cui tengo moltissimo nel campo del volontariato, sono volontaria vincenziana. Mi ha dato la possibilità di fare quello che non potevo fare quando ovviamente avevo una famiglia, i figli. Ho sempre scritto perché chi ama la scrittura di solito scrive sempre, con la classica trafila, il diario, le poesie, mi piacevano moltissimo
i poeti, quindi li parafrasavo, cercavo di imitarli, eccetera. Sono stata molto fortunata perché ho avuto degli insegnanti, come dico anche nel libro, molto bravi che mi hanno fatto amare la scuola, ma in quanto studio, non in quanto scuola. Ma mi piaceva anche la scuola in quanto tale, perché ero figlia unica, quindi la scuola era il momento in cui trovavo le amicizie, i miei coetanei, non ero obbligata a stare soltanto con gli adulti. E quindi è capitato per caso che proprio l'anno successivo alla pensione avevo scritto una biografia su un personaggio storico che mi era particolarmente caro, che avevo incontrato ai tempi della tesi di laurea, l'ho mandato a una casa editrice, allora succedeva ancora così, me l'ha subito pubblicato. E quindi la cosa è partita di lì, il fatto di essere pubblicata mi ha in qualche modo incoraggiata ancora ad andare avanti, e poi da quel momento, nel corso degli ultimi, ormai sono quasi 17 anni, ho pubblicato una serie di lavori, tra cui questo, che è un romanzo che inizialmente non doveva neanche essere pubblicato, doveva essere una sorta di ricordo per i miei nipoti, no? Poi ho pensato che tutto sommato la storia di famiglia gliela potevo raccontare così come è stata raccontata a me dai nonni, e che avrei potuto invece di raccontare la storia della nostra famiglia, che peraltro loro conoscono benissimo perché chiedono e io racconto, avrei potuto inventare, diciamo, una famiglia che però rispecchiasse in modo quasi didascalico, diciamo così, no? Le generazioni che io conosco, in quanto le ho vissute come nipote, come figlia e come madre, no? Infatti questo libro, di cui tu hai letto molto bene alcune pagine, è scritto a due voci, sono due fratelli, Beppe e Piera, che raccontano, quindi ci sono due io narranti, ma non raccontano in sincrono, cioè ognuno rivive le sue esperienze in famiglia in modo diverso. Certo. Allora, ti interrompo un attimo, torniamo un attimo indietro, perché lo sai che io sono molto curiosa. Quindi è tanto tempo che tu scrivi, no? Quindi la scrittura è una tua passione. Ma la tua passione per la scrittura da dove nasce? E ti ricordi il momento in cui ti è venuto questo flash? Perché mi piacerebbe molto saperlo. È anche una domanda che interessa a molti, perché tante persone si approcciano alla scrittura. E questa è una domanda che faccio spesso ai miei autori, perché mi piace sapere da dove ha origine la passione per la scrittura, perché la passione per la scrittura non si improvvisa. E se ti ricordi, se hai un momento che ti è rimasto impresso nella memoria in cui tu hai avuto la consapevolezza di poterlo fare. Guarda, è una risposta molto banale, perché ho incominciato a scrivere per imitazione. Era tale la meraviglia, l'ammirazione che avevo per le persone che scrivevano i libri che leggevo, ma io ti parlo della piccola fiammiferaia, delle fiabe di Andersen, cioè di questi, non ti parlo di grandi autori, per cui mi veniva istintivo, dopo averli letti, provarci anch'io. No? È abbastanza tipico dei bambini. Il bambino cosa fa? Vede una cosa bella e vuole disegnarla, oppure una cosa che lo colpisce e lo disegna, no? E ho cominciato per imitazione. Poi, quando sono stata un pochino più grandicella, mi sono appassionata ai poeti, perché, ripeto, come ho già detto prima, ho avuto degli insegnanti bravissimi e che mi hanno fatto amare molto la poesia. Per cui parafrasavo le poesie, io amavo moltissimo i poeti Montale, Saba, Ungaretti, no? Quindi riscrivevo le loro poesie, però facendo riferimento alle cose che conoscevo io. Per esempio Ungaretti ha scritto la famosa poesia I miei fiumi, no? Dove parla dei fiumi della sua vita, il Nilo, la Senna, il Isonzo. E io parlavo del Po, del Sangone, perché quelli erano i miei fiumi. E quindi proprio così, un atteggiamento...
Facevo l'imitatrice in qualche Ma modo. diciamo che sì, è un'emulazione, questa è una cosa bellissima, non tutti i bambini emulano gli scrittori. Diciamo che la scrittura era nelle tue corde, qualche cosa che tu sicuramente portavi nel tuo DNA. Quindi lettrice, amante dei libri, e quindi da lì poi è nata anche la scrittura. Quindi è una cosa molto bella che tu ti porti dietro praticamente dall'infanzia. Entriamo adesso appunto nel cuore dell'intervista e parliamo del tuo bellissimo libro. Vogliamo far vedere ancora un attimo la splendida copertina? Che è questa da Pinina Jo, che abbiamo tutte e due, edito da Ecos Edizioni. È una bellissima copertina, molto evocativa. Ci potresti dire qualcosa su questa copertina? Perché io sono sempre molto. A me piace sempre sapere da dove arriva la copertina. Io amo tantissimo i libri in generale, in tutti, amo i cartacei, ma a me piace libri anche digitale. Io basta leggere, leggo qualunque cosa. Però è chiaro, la prima cosa che guardo in un libro, che un po' guardiamo tutti, è la copertina. Poi si va a guardare la biografia, la sinossi, ma la copertina secondo me è importante e la tua copertina è molto bella perché ci sono due bambini presi di schiena e poi davanti degli alberi, presumibilmente un bosco con una radura. Ci potresti raccontare qualcosa di questa bellissima copertina di Da Pinina Gio? Sì, la copertina dovrebbe rappresentare le due voci narranti, Pinin, che in questo caso non è Pinin ma è Beppe, e sua sorella Piera, che poi si alternano nei vari capitoli, come si è capito dalla tua lettura, nel raccontare la storia della loro famiglia. Si vede dalla copertina che Beppe è un pochino più grande della Un sorella, po' un più grandicello, sì. po' più grandicello. E guardano, Beppe indica con la mano il bosco, indica il loro luogo, indica, sono nella casa di Coazze, di Senduto, della borgata di Coazze, e indica qualcosa alla sorella, o indica probabilmente, non lo so, la loro vita futura, Certo, no, ma è molto evocativa, poi è molto evocativa. Volevo che si capisse fin dalla copertina che non era un racconto fatto da una sola voce, ma appunto c'erano due voci narranti che si Esatto, alternavano. infatti questa è una proprio delle particolarità del libro di cui parleremo. E come è nato questo libro molto, molto particolare, molto sui generis? Questo libro è nato quando ho saputo che il mio primo nipote si sarebbe chiamato con il nome del nonno. Ovviamente del nonno paterno. E allora mi sono stupita perché ho detto: ma che strano, di solito ormai non è più in uso questa Certo. abitudine, no? Per cui ci sono dei bellissimi nomi che vengono usati, infatti poi gli altri miei nipoti hanno dei nomi che non sono di famiglia. E allora ho riflettuto su questo fatto e ho detto: guarda, nella mia famiglia è successo così per tantissimo tempo, perlomeno per quanto io ne so, la memoria è quella, no? No, il nonno che dava il nome, il nipote che prendeva il nome del nonno, quindi c'erano queste generazioni che si alternavano. E allora ho detto: ma perché non scrivere proprio partendo da questo, la storia di questa famiglia inventata? Percorre quattro generazioni dalla fine, la prima generazione nasce alla fine del 1800, quindi sarà segnata profondamente dalla prima guerra mondiale. La seconda generazione è quella dei primi anni, dei primo ventennio del Novecento, segnata profondamente dalla seconda guerra mondiale, come hai letto tu nel brano della morte Certo. di questo protagonista. E poi ci sarà la generazione, quella a cui io appartengo, la generazione nata con la Repubblica, no? E Certo. noi abbiamo avuto, quelli della mia generazione hanno avuto la gioventù negli anni del 68, del 70, abbiamo vissuto il periodo prima della contestazione, poi del terrorismo, e poi c'è la generazione di quelli che adesso sono i quarantenni, che si sono ritrovati con un mondo
che non è esattamente quello che noi, quelli della mia generazione, pensavamo, pensavano di lasciare. Certo. E infatti qui il titolo è un da a, no? È da Pinin a Giò. Si sa che Giuseppe, nella versione dialettale piemontese, ma non solo, è Pinin. Giò è evidentemente, come abbiamo visto adesso, che abbiamo assistito poco fa, che abbiamo assistito all'insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti, il nomignolo di Giuseppe. Certo, certo. Quindi qui abbiamo un da a, perché c'è un percorso temporale, no? Da questo Giuseppe del nato alla fine dell'Ottocento, che veniva chiamato con il nome paesano, il nome che si usava nel luogo, a un possibile Giò, che sarà il Giuseppe, che non è ancora nato nel libro, ma che nascerà probabilmente a Londra, no? Quindi abbiamo un piccolo segmento di storia che si che è inserito nel lunghissimo segmento della vita dell'uomo sulla Terra. E questo è quel piccolo segmento che io ho indagato, ovviamente relativamente a luoghi e situazioni che mi erano molto ben note. Certo, e il libro infatti racconta tantissime storie, è un libro tosto, complesso, si legge benissimo, è estremamente scorrevole, io l'ho letteralmente bevuto perché le vicende narrate non possono non colpirti, non emozionarti, e è di una profondità estrema. Allora, puoi dire ancora qualcosina di più, appena appena, sulla trama e i personaggi? Non voglio farlo io, ma voglio che sia delineato bene qual è il fil rouge del tuo libro, in modo tale che siano incuriositi a leggerlo, perché è veramente un libro fuori dal comune che merita. Dunque, in questo segmento di cui parlavo prima, a un certo punto c'è una cesura, no? C'è un punto che il prima e il dopo, rispetto a coloro che narrano. Questo punto è la Seconda Guerra Mondiale, che è l'evento che ha segnato profondamente la famiglia di Beppe di Piera, perché durante la Seconda Guerra Mondiale c'è stata la morte degli zii. Una di questi zii, l'hai letto tu il racconto, quello che sarà uno dei partigiani dell'eccidio di Forno di Coazze, fatto realmente accaduto, che ovviamente il mio personaggio non fa parte di quel numero di partigiani, però sarebbe potuto essere benissimo uno di loro. E quindi questi morti sono il punto di cesura, proprio nel senso che la generazione di Beppe di Piera capisce dai silenzi che quei morti lì hanno segnato un prima e un dopo. Perché questi silenzi? Perché questa famiglia è una famiglia tipicamente piemontese, ma penso che non sia un discorso di piemontese o no, anche se Pavese, che è uno dei miei autori di riferimento, Cesare Pavese, in Lavorare stanca, a un certo punto dice proprio: tacere è la nostra virtù, per segnare un modo di affrontare il dolore tipico di, cioè, più che del mondo piemontese, Langarolo lui, del mondo contadino, no? Cioè il dolore si subisce in silenzio. E il dolore della Seconda Guerra Mondiale, che ha portato questi morti in questa famiglia, era tale per cui la generazione dei genitori di Beppe e di Piera, che raccontano, era estremamente restia a raccontare. E infatti nella prima parte del libro io racconto di come Beppe e Piera bambini sanno che questi zii sono morti a seguito della guerra. Non sono morti necessariamente, parte il partigiano, ma gli altri non sono morti per scelte politiche, sono morti perché la guerra li ha portati ad affrontare delle situazioni per le quali loro non erano né preparati ma neanche interessati, no? È stato un evento che li ha coinvolti. Quindi questo silenzio dei nonni, della nonna vestita di nero, dei ritratti di questi giovani
sulla credenza della sala da pranzo, che loro sanno chi sono, ma di cui non si parla mai, questo rifiuto quasi di a rinnovare. Questo silenzio fa capire a Beppe e a Piera che quello è stato il momento in cui la loro famiglia è stata profondamente segnata. E allora cosa succede? Che Beppe ovviamente nel suo racconto è molto interessato a sapere le vicende politiche, le vicende storiche in senso stretto, no, di questi avvenimenti, anche perché il Pinin, cioè quello della generazione precedente, il padre di questi giovani che sono morti, aveva fatto a sua volta, sempre a seguito della sua partecipazione, questa volta alla prima guerra mondiale, una scelta dirompente rispetto alla sua ambiente culturale, la sua famiglia, esatto, che era una famiglia di contadini di montagna, quindi molto legati alla terra, molto legati anche al particolare. Come si dice, come tutti hanno detto, la prima guerra mondiale è stato il momento in cui veramente gli italiani da tutte le regioni si sono trovati a soffrire negli stessi luoghi, nelle stesse trincee. Ah, e questa sofferenza... Terribile. La prima guerra mondiale e la guerra di trincee è stata una cosa atroce. Questa inutile strage, appunto, ha fatto sì che Pinin, il primo dei Giuseppe della storia e l'uomo della prima generazione che io racconto, abbia fatto una scelta veramente politica un po' particolare. Cioè lui è diventato comunista e diventa comunista, ma non soltanto così simpatizzante. Va a Genova, partecipa, tra l'altro siamo nel centenario, va a Genova mandato dal partito a assistere alla fondazione, alla famosa riunione in cui c'è la fondazione del partito, e questo essere comunista di questo Pinin è un qualche cosa di un po' anomalo per quanto riguarda la società del suo tempo, tant'è che ne avrà anche delle conseguenze non piacevoli. Perché il nipote sente i racconti di questo nonno Pinin e lo sfrutta, no? Vuol sapere da lui, vuol capire perché, per queste scelte, eccetera, eccetera. Mentre invece Piera, la sorella, è molto più interessata all'evoluzione storica, sia storica della società, sia storica della famiglia, dal punto di vista del costume, no? Lei si fa a un certo punto interprete un po' dell'evoluzione del ruolo femminile nel corso di queste generazioni e si sente anche in qualche modo autorizzata a sollevarlo questo ruolo femminile. Lei sarà la prima della famiglia a poter studiare, a laurearsi, a scegliere una professione, no? Mentre sia la mamma che la nonna erano casalinghe, erano donne di casa, ecco. E quindi Piera ha la sua idea, che è quella di servire, diciamo, tra virgolette, la famiglia e la società attraverso l'educazione. Ha quest'idea per cui l'evoluzione della specie umana avviene attraverso l'educazione, quindi diventa con molto entusiasmo insegnante, mentre invece suo fratello si fa l'idea, non sposa le idee politiche del nonno, pur essendo di sinistra, però si fa l'idea che la salvezza al futuro sia nella scienza e nella tecnica, per cui lui diventerà ingegnere, lei diventerà insegnante e continueranno a vedere la vita, anche se poi questo ingegnere si trasforma in scrittore, e continueranno a vedere la vita in questa ottica, come molti della generazione appunto di Beppe di Piera, che anche la mia, scopriranno con grande stupore che tutto questo gran mondo che si era pensato di creare per i propri figli, in realtà non è stato, perché ma non perché i figli si siano ribellati, intendiamoci, perché quella società perfetta che pensavamo, che si pensava di portare loro, non c'è stata, quindi... Cioè, questo domandarsi continuo, no, verso la parte finale, quando poi si racconta la storia dei figli di Beppe e di Piera, no, che sono cugini tra di loro, che avranno delle vicende un po' difficili, come quelle di tutti i ragazzi, adesso non sono più ragazzi perché si parla già di quarantenni, uomini di quella generazione, per cui sono dovuti poi, per realizzarsi, andare a lavorare all'estero, fare delle scelte anche di ripiego, nel senso che desideravano una professione di un certo tipo, si sono dovuti accontentare, oppure hanno avuto delle delusioni perché si sono dedicati alla politica e sono rimasti delusi. Insomma, mentre
Beppe, essendo più razionale, è un uomo, dice: ma sì, è la società che ha portato questo. Piera si arrovella, cerca sempre di colpevolizzarsi, di pensare: ma cosa ho fatto, cosa è mancato, perché questa educazione che abbiamo dato ai nostri figli non è bastata, no, per renderli. È un po' il dramma che viviamo adesso, tutte le volte che sentiamo parlare, che non è un pur parler, è così purtroppo, ed è ancora peggio per le generazioni successive, perché qui il libro è stato scritto già 4-5 anni fa, pensato anche 10 anni fa, perché questi problemi c'erano già allora, è scritto 4 anni, è pubblicato 4 anni fa. Però mi rendo conto che non ci sono soltanto i quarantenni che sono andati all'estero, continuano a esserci anche i trentenni, i ventenni, non l'abbiamo risolto questo problema. Anzi, siamo andati peggiorando, molto peggiorando, la situazione è peggiorata in maniera desolante. E quindi questa cosa è... non lo so, sì, sicuramente ci sono state delle scelte sbagliate a livello sociale, però è un fenomeno abbastanza inquietante, perché sfugge un po' di mano. Ecco. I genitori vorrebbero vedere una condizione migliore per i figli rispetto alla loro. Quello che è stato per la mia generazione un ascensore sociale fantastico, cioè l'istruzione di massa, l'istruzione più diffusa, no? Io ricordo quando ci siamo laureati, non c'era il problema di trovare il lavoro, c'era il problema casomai quello di scegliere fra quello che ti piaceva di più e quello che ti piaceva di meno. Certo. Quindi è veramente stato un po' penoso vedere che i nostri figli invece hanno dovuto a volte o andare all'estero per potersi realizzare, oppure accettare anche soluzioni un pochino più di compromesso. Questo assolutamente è raccontato. Quindi il libro racconta tantissimo. Approfitto prima di commentare quello che tu hai appena detto per fare due saluti, perché ci stanno seguendo in molti, ci hanno mandato tanti saluti a Renato, in particolar modo all'autrice. Quindi salutiamo Stefania Gualerzi, Serena Nicora, Laura Marinelli, Stefano Pigozzi, Valentina Pericci, Viviana Sgorbini, Vincenzo Cusimano, Marco Ronco, il nostro editore, e dice: grande Renata Stoisa. Ok, quindi sta seguendo, Marco Ronco, Laura Marinelli, e dice: questo garbo e pacatezza mi riporta sui banchi del liceo. È un piacere, signora Stoisa, sentirla parlare. Questa non potevo non leggere. Grazie a Laura Marinelli, che è stata gentilissima, oltre che ai saluti, ti ha mandato questo bellissimo commento. Quindi noi la ringraziamo in modo particolare. E certamente il dopoguerra è stata un'occasione mancata, buttata. Perché purtroppo la guerra, si sa, è una strage, un'ecatombe, però porta a un T0, no? A un T0 in cui una società può ricostruirsi. Se la società fa tesoro delle esperienze passate, si dà da fare e per degli obiettivi comuni si mette a lavorare. Diciamo che nel dopoguerra un pochino questo c'è stato, ha funzionato fino a un certo punto. Però io dico sempre che la natura umana è quello che è, no? È un po' come quando ci sono le rivoluzioni. Allora, la rivoluzione a un certo punto si deve fare. Non so, ci sono certe situazioni in cui io personalmente dico: ma sì, bisogna fare una rivoluzione. Però quello che poi succede spesso dopo le rivoluzioni è che l'uomo non riesce a gestire le situazioni, perché l'uomo è quello che è, ha dei grossissimi, grossissimi limiti. E quindi sì, purtroppo le cose non sono andate bene, quindi siamo partiti molto bene nel dopoguerra, c'è stato il boom, la ricostruzione, e poi via via siamo andati scendendo. E l'Italia, poi lo sappiamo, io l'ho già detto altre volte precedentemente, discutendo anche con altri autori, che è un paese, il nostro è un paese particolare. Poi, per carità, ci sono in Europa, in tutto il mondo, tante altre realtà che non saranno perfette, assolutamente, però, insomma, nell'ambito dell'Europa l'Italia è
un caso particolare, ecco, ci possiamo mettere dentro anche la Grecia, dai. Però noi viviamo in Italia delle situazioni veramente paradossali. Però tornando a bomba al tuo libro, in particolare a quello che a me ha colpito maggiormente, allora innanzitutto è lo stile, di cui magari ci parlerai un po' tu, approfondirai il tema, innanzitutto questa, il tuo stile, perché le due voci sono due voci che vanno a ruota libera e sono al limite del flusso di coscienza, perché queste due voci parlano di sé, dei loro ricordi e i fatti della loro vita quotidiana si intrecciano continuamente con il passato. E quello che mi ha colpito molto è appunto è questo stile, lo stile particolarissimo del libro che lo rende veramente unico e poi per i temi trattati estremamente di sostanza, perché gli spunti di discussione sono tantissimi. Quello che mi ha colpito in modo particolare della storia della tua famiglia è l'estrema coerenza, la serietà, perché si parte da delle generazioni contadine, come tu dici, no? Persone semplici, però persone molto in gamba, con dei valori di base enormi, e c'è questa figura gigantesca, no? di questo nonno, di questo Pinin, che ha un'origine umile, ma è un grande cervello e fa delle scelte per la sua epoca veramente veramente estreme, e ne pagherà, diciamo, la conseguenza per tutta la sua vita, ma lui manterrà sempre la testa alta e non avrà mai nessun dubbio, mai nessuna deviazione. E l'importanza che ha nella tua famiglia l'educazione, quindi la coerenza, la serietà, i valori, tantissimi, i valori dal valore dell'amicizia all'attaccamento verso il proprio territorio, Piemonte, Coazze, quindi l'amore per la propria terra, la dedizione al lavoro e poi appunto l'importanza dell'educazione, che è nell'educazione dei figli, a la scuola, cioè la cultura, il sapere come mezzo per ottenere gli strumenti per affrontare la vita. Ok? E questo si tramanda di generazione in generazione, per cui la famiglia andrà avanti e raggiungerà, si evolverà, raggiungeranno i personaggi di questa famiglia anche degli obiettivi, cioè notevoli, perché uno diventerà, cioè si laureano, studiano, uno diventerà scrittore, e comunque saranno persone di un certo tenore, di una levatura spirituale e culturale. Per cui è una famiglia costellata di personaggi bellissimi, tutti molto ben tratteggiati. E poi a me personalmente mi ha colpito il legame poi con la storia, cioè il desiderio di tramandare, di non dimenticare, in modo tale che il passato sia la radice a cui aggrapparsi per costruire il presente e il futuro. Quindi non dimenticarsi mai da dove si arriva, quello che è stato vissuto dalle generazioni precedenti. E, diciamo, la memoria storica è affidata alle famiglie e alla scuola, però spesso sappiamo che la scuola ha, diciamo così, dei programmi, soprattutto quello che riguarda poi la storia. Ne vogliamo parlare? C'è ancora la difficoltà a raccontare certe cose. Tu mi dicevi della difficoltà di colui che è andato in guerra a raccontare. E certo, c'è, perché in guerra si vedono delle cose che poi sono difficili da raccontare. E l'essere umano ha una sorta di pudore, no? Di pudore. Quasi si vergogna ad articolare certe parole per raccontare ciò che ha visto. No? Spesso succede che chi è stato in guerra non ama raccontare, e io questo l'abbiamo notato tutti, anche leggendo Primo Levi ha un estremo pudore nel raccontare, okay? Ci sono altri autori che hanno vissuto
comunque i lager, la Shoah, e hanno meno pudore di lui, raccontano, esternano di più, mentre Primo Levi ha questo pudore estremo. Le sue pagine sono terribili, ma sono sempre leggibili. Quindi questo valore importantissimo della memoria nei personaggi in questa famiglia mi ha colpito tantissimo. E poi tutto ciò che è legato, appunto, i ricordi della guerra, che sono terribili, quelli della Prima Guerra Mondiale, che giungono comunque in qualche modo alle generazioni future, e poi il legame con la Resistenza. Per me la Resistenza è un qualcosa che io mi porto dietro, perché personalmente non l'ho vissuta, ma ho avuto la fortuna di conoscere dei nonni, anche se per breve tempo, perché sono mancati, in cui io ero una bambina, però che comunque mi avevano raccontato qualcosa. E siccome io ero curiosa, cercavo di farmi raccontare. Purtroppo, cioè, è chiaro che un bambino non può farsi raccontare le cose che si potrebbe far raccontare un adulto, però io ho fatto tesoro di quei poco che le mie generazioni, i miei vecchi mi hanno raccontato. Io sto cercando di mantenere questa memoria, di tramandarla a mia figlia e alle generazioni future, in modo che le cose non vengano dimenticate. Per cui il tuo libro ha tutta una serie diciamo di input, e per non parlare poi di tutto quello che hai detto tu, tutte quelle riflessioni, quelle domande che ci dobbiamo fare, in che cosa abbiamo sbagliato e perché non abbiamo preparato un mondo migliore per le generazioni future. Ma questo se lo chiedono i personaggi dei tuoi libri, ma se lo chiede chiunque abbia un pochino di coscienza. No, perché certamente l'Italia non è l'unico caso in cui, insomma, avrebbe potuto preparare un mondo migliore, no? Un po' guardiamo quello che sta succedendo a livello mondiale sull'ecologia, quello che stiamo combinando, no? Io lo dico anche un po' da biologa, no? Su come trattiamo il globo terrestre, per non parlare appunto dell'inquinamento, l'assenza di rispetto del nostro pianeta. Comunque, a questi punti, io, Renata, ti chiedo quello che ti avevo già chiesto all'inizio, se ci leggi per cortesia un breve estratto. Sì, perché tu sei particolarmente affezionato. Sì, prima di leggerlo vorrei dire, però, precisare una cosa. Abbiamo giustamente, tu sei stata colpita da questi aspetti del libro che sono evidentemente quelli più pregnanti, però vorrei dire che il tono del libro è anche un po' scanzonato, perché ci sono tutte le parti che riguardano... C'è di tutto. C'è di tutto. Ecco, perché la vita di questa famiglia, certo, che ripeto, non è la mia famiglia, ma potrebbe essere benissimo una famiglia qualsiasi, certo, delle persone che hanno attraversato queste quattro, esatto, generazioni, esatto, hanno avuto dei momenti bellissimi. Pensiamo soltanto, certo, agli anni 60, che sono stati per quelli che noi chiamiamo del boom economico e della ricostruzione, e ci sono questi momenti così... si tende sempre a sottolineare di più il dramma rispetto alla... Perché il dramma colpisce, però mi ha colpito anche il tono spesso ironico. Infatti ho voluto leggere i nomi dei cani, 1, 2, 3, cioè io l'ho trovato veramente esilarante, bellissimo, che poteva venire solo da una famiglia con una visione del mondo comunque molto ampia, sì, nel senso che è comunque, cioè, quella giocosità che volevo dire, questo io, gli alti e bassi proprio dell'esistenza, no? Dove c'è un'alternanza di eventi gioiosi e tristi. Certo, quelli tristi sono quelli che poi ti colpiscono di più, però il lettore chiaramente deve sapere che ci sono delle parti giocose, assolutamente, sì, molto, molto leggere. Le parti leggere, diciamo, anche un po', certo, così. Assolutamente, assolutamente sì, lo confermo, e quindi il libro è estremamente, estremamente piacevole. Però è piacevole, ma è un libro che fa pensare. Ecco, il brano che vi leggerei tocca un altro aspetto del libro che non abbiamo detto, ma che lo dico, per così giustifico anche la scelta della lettura. Questa famiglia, come tu hai detto giustamente, attraversa la storia e in qualche modo
la subisce, non la, con un'autonomia etica che è legata, è dovuta al fatto che c'è una forte appartenenza anche alla terra. Cioè il legame che un po' diverso che Beppe e Piera hanno con il paese d'origine, dove Beppe torna a vivere da pensionato e dove invece Piera andrà sempre soltanto così sporadicamente, è forse altrettanto importante questo legame con la terra, proprio intesa come la terra madre, no? Di quanto non lo sia questo legame etico che fa da sfondo a tutte queste generazioni. E quindi, sempre ritornando ai miei maggiori, diciamo, Cesare Pavese, che nella Luna di Favolò dice un paese ci vuole, se non altro per andare via, no? Per lasciarlo. E quindi qui abbiamo questo Beppe che è ostinatamente legato a questo paese e questa Piera che invece al paese ci va e non ci va. Allora, partendo da uno dei capitoli centrali, credo, in cui parla Piera, e Piera, come hai detto tu prima, è un po' un flusso di coscienza, no? Nel senso che non c'è un racconto cronologico, avvengono dei fatti, per associazione di idee questi fatti ne fanno ricordare altri, quindi è come se si aprissero delle parentesi di ricordi che in qualche modo si inseriscono lì. Allora qui siamo nel momento in cui Piera racconta il suo passaggio da bambina lettrice di libri per ragazzi a invece lettrice di autori importanti. Per lei questo passaggio avviene quando ragazza, ormai adolescente, scopre i grandi delle Einaudi che ho già nominato prima, Natalia Ginsburg, che sarà sempre la sua musa anche in futuro, come Primo Levi, Cesare Pavese, eccetera. E qui a un certo punto, facendo proprio riferimento a Cesare Pavese, a quel lavorare stanca di cui avevo parlato prima, tacere la nostra virtù, dice, è Piera che parla, che mi metto in modo, nessuna descrizione di luoghi, perché tacere è la nostra virtù. Qualcuno potrebbe pensare che preferire il proprio modesto, remoto villaggio a luoghi di rinnovata bellezza sia frutto di grettezza, di limite mentale, ma non è così. Quando l'affetto per una persona o per un luogo supera una certa soglia, la soggettività diventa totale e l'oggettività sparisce. Una persona, un luogo, un'idea diventano ciò che sono i nostri sentimenti nei confronti di quella persona, quel luogo, quell'idea. Il mio rapporto, è Piera che parla, con i luoghi è fortunatamente oggettivo. Con tutto l'affetto per la Val Sangone non ho difficoltà a riconoscere che le Dolomiti sono più belle. Perché mio fratello ed io abbiamo visioni diverse non saprei dire. La nostra infanzia è stata vissuta quasi in simbiosi. L'affetto dei nonni ci è inondati entrambi, eppure io non potrei mai vivere essendo tolto, così come lui non può starne lontano. Questo non toglie però che quello sia il mio luogo del cuore. Il fatto di starne fisicamente lontano non significa aver reciso i legami, anche se si manifestano in modo diverso. Probabilmente Beppe ha subito maggiormente l'imprinting di nonno Pinin, tutte quelle domeniche a leggere l'Unità, mentre io gironzolavo attorno a nonna Adela. Le chiedevo di raccontarmi di Genova, del porto, delle navi. Era quello il mare che mi affascinava, non il mare di Noli dove dovevo convivere con l'eritema. Da grande voglio attraversare tutti gli oceani, diceva nonna Adela. Lei sorrideva e mi dava ad assaggiare il pesto, quel pesto che la faceva disperare. Che razza di basilico, non profuma, avrebbe bisogno di sole, ma qui piove sempre. Le interminabili giornate piovose San Vittorio favorivano la lettura e quando scoprì Primo Levi non ci fu niente di meglio che starne sdraiata nel letto a leggere un libro mentre la pioggia devastava il basilico. Ecco, ho voluto farti un omaggio. Grazie, ho apprezzato tantissimo, grazie di aver citato la mia Genova, grazie mille.
Questo è un bellissimo pezzo. Infatti, quando ho scelto gli estratti ero un po' indecisa, poi ho detto: ma no, sembra che fa da genovese. Lo tralasciamo. Mi fa molto piacere che l'abbia scelto tu, perché è un pezzo veramente bellissimo. E io saluto ancora altre persone che si sono in questo momento collegate, anche un po' in ritardo, ma giustamente. Saluto Claudio Cantore, che è un autore ECOS, che si è collegato in questo momento e che ci manda i saluti. Ciao, noi lo ringraziamo, ciao Claudio. E ancora un commento di Laura Marinelli, che dice: un paese ci vuole, se non altro per lasciarlo. Una citazione bellissima, bellissima, che mi mancava. Quindi grazie a Laura Marinelli. Dalla luna bellissimo, questa è una grande citazione. Io ti faccio una domanda tecnica, anche se ormai diciamo un pochino ne abbiamo già parlato, perché abbiamo già parlato di questa cosa, no, del flusso di coscienza, che è molto vicino, e ti chiedo un po' il perché di queste tue scelte tecniche, anche le persone, i tempi verbali che hai voluto scegliere, il perché. Puoi dirci qualcosina? Beh, ovviamente quando c'è l'io narrante, un testo come questo, il presente è il racconto, quindi la forma verbale, chi racconta il presente. Poi naturalmente si aprono i ricordi, allora lì c'è il passaggio temporale, eccetera. E in un tipo di libro come un tipo di romanzo come questo non si può prescindere da quello, cioè dal racconto, dall'io narrante, dal presente. La difficoltà che ho avuto è stata quella di avere due voci narranti, per cui temevo sempre di far parlare i due fratelli con lo stesso linguaggio, no? Quindi ho dovuto lavorare molto, perché dovevo interpretare, dovevo immedesimarmi in un personaggio maschile. Non è stato difficile, perché ricordavo i miei amici, poi insomma sono anche sempre le solite cose, giocavano a pallone, tifoso della Juve, queste cose qua. E invece il personaggio femminile devo dire che mi è stato più naturale, perché raccontavo con la voce che avrei potuto usare io in quanto persona. Devo dire che non lo farei più un libro così, perché è tosto, molto tosto. Mi sono resa conto che ho forse voluto fare un po' troppo. E per cui bisogna rischiare. Allora, non è un romanzo ortodosso, e in questo sta proprio la sua bellezza. Sì, ma io non mi sono neanche preoccupata della scelta di stile, perché poi non ho neanche gli strumenti. Io non sono una scrittrice con la S maiuscola, sono un'autrice. Comunque sei una persona molto modesta, ne prendiamo atto, sei molto modesta, un autore, siamo autori e domiciliari, quindi vai. Io ho la fortuna di avere un editore, quindi sono già favorita rispetto a tante persone che scrivono. Però quindi non mi sono posta il problema. Effettivamente, se me lo fossi posta da un punto di vista, appunto, di chi scrive per professione, forse era un po' troppo difficile da affrontare, sarebbe stato meglio far parlare una sola persona. Però volevo proprio, cioè a me non importa nel racconto che si ricordi chi è uno, chi è l'altro, chi è il figlio di chi è, perché ognuno di questi personaggi non sono importanti in quanto rispetto ai loro legami familiari, sono importanti perché rappresentano una figura che esistita in quel periodo storico, che io ho conosciuto, erano degli amici, dei conoscenti, delle persone, dei colleghi di lavoro, delle persone che ho incontrato per un breve periodo. Quindi li ho messi tutti lì, perché tutte queste persone, a prescindere da quello che è il loro legame relazionale, sarebbero potute essere, vivere in carne e ossa in quegli anni, negli anni 60, negli anni 40, negli anni 20, eccetera, per quella che è stata la mia conoscenza, che è una conoscenza che nasce dall'aver vissuto in questo periodo storico, e per fortuna aver avuto la testimonianza di persone che hanno visto i precedenti. Quindi io sono fortunata perché ho i testimoni.
Esatto, avere la testimonianza è una grossissima fortuna. Comunque, ti ripeto, sei molto modesta, in realtà il tuo romanzo ha proprio questo di particolare. Tu hai osato, ma se non si osa mai, cioè la narrativa è piatta, rimane piatta. Secondo me, invece, io lo dico perché un po' cioè, a me piace osare, no? Mi piace osare, no? Lo dico, no? Anche come autrice. Mi piace non essere ortodossa. Poi, per carità, Renata, il tuo romanzo può piacere o non piacere, ma questo, come autrice, come dici tu, lo metti in conto. Però hai osato, sei stata molto coraggiosa e direi che i risultati sono estremamente, estremamente elevati. Io l'ho apprezzato molto proprio per questa sua caratteristica, proprio nella sua non ortodossia. E la bellezza proprio di queste due voci narranti, che sono molto diverse, è proprio per questo flusso di coscienza, questo flusso di pensieri in cui ognuno può vedere tantissime cose, no? Tantissimo. E quindi il tuo romanzo è bello proprio per questo, ma potrei anche non dirlo, voglio dire, cioè, nel senso, però io l'ho trovato proprio bello e diverso. Perché ha un qualcosa in più o comunque di diverso rispetto a tanti altri libri, no? Quindi si distingue, è un romanzo che non si può dimenticare. Questo te lo posso garantire, nel senso che è un romanzo che io non dimenticherò mai, proprio per la sua particolarità. A questi punti, Renata, ti chiedo dove possiamo acquistare tutti i tuoi libri, anzi fai una brevissima carrellata, dove li possiamo acquistare e dove ti possiamo trovare sui social. Sono poco social, sono soltanto su Facebook con il mio nome e cognome e la mia mi si riconosce. Si acquistano presso la Ecos Prime, l'Ecos Edizioni, che è la casa editrice a cui appartengono i miei libri, e a Torino in alcune librerie e sempre su tutti i siti online. Benissimo. Quindi chi è interessata a trovare i libri di Renata Stoisa li può trovare, sappiamo che scrive per Ecos Edizioni, qualunque libreria può eventualmente ordinare i libri di Renata Stoisa, perché Ecos Edizioni è ben distribuita, per cui sia le librerie grosse, i grossi store da Feltrinelli e Mondadori, sia la piccola libreria indipendente. E non dimentichiamo anche gli store online, sui libri si possono trovare su tutti gli store online. A questi punti ti faccio un'altra domanda di rito, non posso terminare Autore Domiciliari senza questa domanda. Quali sono i tuoi progetti? Cosa stai combinando? Ma adesso, quando la pandemia ci lascerà di nuovo fare qualche cosa, pensavo di pubblicare un romanzo storico, perché Benissimo. sarebbe già il terzo come romanzo storico, tutta una cosa diversa, ambientata nel 600. Vediamo un po' quando sarà il momento. Il libro è pronto, però Benissimo, ecco. dobbiamo trovare poi gli spazi, i momenti giusti. Il momento giusto, assolutamente, assolutamente sì. Meditare anche quando è il momento giusto per pubblicarlo, visto anche un pochino i tempi, però sicuramente uscirà e io non vedo l'ora di leggerlo. A questi punti noi siamo giunti al termine della nostra intervista. Io ringrazio tantissimo la nostra autrice, Renata Stoisa, per essere stata con noi, è stata veramente una chiacchierata piacevolissima. E vi do appuntamento ad Autori e Domiciliari per lo speciale, quindi questa settimana abbiamo lo speciale del venerdì, quindi vi do l'appuntamento a venerdì prossimo, 22 gennaio, sempre alle ore 18, e avremo con noi un bravissimo giallista, che saluto, e Gino Marchitelli. E a questi punti io voglio salutare le librerie del cuore, perché sono diventate tantissime. E prima di concludere saluto ancora alcuni amici che si sono collegati, per esempio Viviana Ciccarelli, che ci dice è stato interessantissimo e piacevolissimo ascoltarvi. Grazie Viviana. Viviana è una bravissima autrice, oltre che una carissima amica. Claudio Cantore anche è un autore, carissimo amico di Ecos Edizioni. Stefania Gualerzi, una scrittrice di Tomone di Gio Edizioni, e anche attrice Stefania Gualerzi.
E a questi punti io voglio fare una carrellata, perché in questi ultimi 15 giorni le librerie del cuore che devo salutare sono lievitate, sono tantissime. E oggi ve le elencherò tutte. Poi le prossime volte magari ne saluteremo solo un po' in modo da alternare un attimo, ma stasera ve le voglio elencare tutte quante. Quindi salutiamo le librerie Panassi della Val Susa, quindi di Angelo, Alessia, Alice, Adele Panassi, che sono a Aulx, Rivoli, Giaveno, Susa e Sant'Ambrogio, la libreria Belgravia di Luca Nicolotti a Torino, in via Vicoforte, il Covo della Ladra, Mariana la Ladra di Libri di Milano, la mia libreria del cuore, la libreria Feltrinelli di Genova in via Ceccardi, nella persona di Massimo Villa, a cui mando un bacio. L'amico ritrovato di via Luccoli, di nuovo in Genova, una bellissima libreria indipendente. E la libreria Globo di Serena Nicora e Arnaldo in via Trossarelli 3 di Genova Struppa, che ci ha anche mandato i saluti. Giochi di parole del mitico Raffaele Robustelli di Quattro Castella, Reggio Emilia, la Piccadilly di Alessia Lofranco di Omeglia, La Spezia, la libreria Edicola, Edicola Leopardi di William Leonelli a Spilamberto di Modena, la libreria Quattro Zecchini a Pieve Agnevole, a Monte Catini Terme, Pistoia, il Mondadori Point Edicolè di Trecate, Novara, la libreria C2 di Ozzano, Emilia Romagna, che è in Emilia Romagna, la libreria Librida di Bottega, via Romani 0, che ha questo stranissimo numero, di Federico Bena di Torino e poi le altre librerie di Giaveno, oltre alla Panassi che abbiamo già citato, la libreria Tuliber di Monica Galli, la libreria MG di Margherita Bosio e la libreria del Borgo di Eleonora Bortoloso. Quindi abbiamo tantissime librerie del cuore e stasera noi le abbiamo salutate tutti. E sono molto contenta di questa sinergia perché un lavoro sinergico fra autori, librerie e case editrici, beh, è una cosa bellissima. Insomma, io ci tengo a salutare queste librerie perché senza le nostre librerie noi autori non potremmo vendere i nostri libri, senza gli editori non potremmo pubblicare, però le librerie sono le persone che vendono i nostri libri e quindi che hanno in mano i nostri cartacei. E a questi punti io ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito, che sono stati veramente tanti. Ringrazio anticipatamente tutti coloro che ci seguiranno in differita. Vi do l'appuntamento a venerdì prossimo e poi un ringraziamento speciale e un arrivederci alla nostra ospite, la nostra autrice Renata Stoisa in collegamento da Torino. Un bacio, Renata, alla Grazie. prossima. Grazie a te, è stato un piacere. Grazie. Arrivederci.